Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Oggi era rimasta rispetto a quelle che erano le piattaforme da emulare sulla Odin 2, era rimasta una coppia di piattaforme troppo importanti. Hanno perso il sondaggino, ma hanno perso di poco, per cui devo dire che se la sono giocata anche fino all'ultimo e meritavano assolutamente un approfondimento. E quindi questo è il turno della prova di Nintendo GameCube e Wii sulla Odin 2. Adesso proviamo insieme come vanno, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci tra le mie manine pacioccose con la Odin 2. Partiamo dall'emulatore utilizzato. In questo caso, insomma, questa è una guida anche per newbies, oltre che una prova per chi ha più esperienza. Useremo il Dolphin Emulator, la versione presa dal Play Store. Fate attenzione quando lo scaricate dal Play Store a scaricare questo col delfino azzurro e non quest'altro delfino verde, se no acchiappate un browser invece dell'emulatore, ok? Perfetto, lo apriamo. Io ho già caricato una cartella con, vedete, ci sono i due sistemi separati. Ho preso un po' più di giochi per GameCube, mentre per la Wii ne vedremo qualcuno anche lì. E saranno magari un po' meno, ma comunque. Andiamo a vedere anche come è stato selezionato nelle impostazioni grafiche. Per fortuna ci troviamo con un hardware dove per la prima volta non abbiamo, o almeno per la prima volta in ambito Android, non abbiamo limitazioni di sorta, non abbiamo limitazioni di potenza. Quindi, per quanto riguarda i setup grafici, io ho puntato sulle Vulkan, volendoci anche la possibilità di utilizzare l'OpenGL, ma vi consiglio le Vulkan. E per quanto riguarda l'aspect ratio, l'ho lasciato in automatico in modo che i giochi avessero il formato originale, quindi il GameCube verrà riprodotto in 4 terzi e la Wii sarà riprodotta in 16 noni. Mentre se andate a vedere dove dice Enhancements, abbiamo portato la risoluzione a 3x nativi, quindi a 1080p. Dovrebbe essere una cosa degna di nota questa risoluzione qui. Ci sarebbe anche il full scene anti-aliasing. Al momento lo lascio spento. Non vi nascondo che credo che la console lo possa anche supportare. Anzi, facciamo così. Mettiamolo a 2x e faccio la prova con voi. Se dovesse essere. Anche se dovesse insorgere qualche problemino, tenete presente che io la sto utilizzando in standard come performance, quindi è proprio col consumo minimo di batteria con la ventola al minimo. Cominciamo, alziamo un po' il volume, con Automodelista, un simpatico gioco di corse della Capcom. In cel shading, un tipo di grafica che andava tanto a inizio anni 2000. Che bella questa introduzione. Che belle queste auto riprodotte in questo modo. Vabbè, andiamo a vedere il gioco come va. Circuito di Suzuka. E vogliamo ovviamente la Nissan Skyline. Guardate quanto è carina. Il colore è quello blu. Go Race. Teniamo d'occhio in alto a sinistra.
l'FPS counter. Allora, fermo restando che sta macchina slitta un pochino e sembra che non riesca ad andare dritta, però siamo sui 59 frame e 9, quindi sono 60 frame al secondo. È veramente complicato nel controllo, eh? Ma c'è la ruota panoramica del circuito di Suzuka, hanno fatto anche quello, bene. Va bene, sono sbandato. Guardate una cosa in tutto questo, ci tenevo a farvi vedere. Ho tolto gli overlay dei controlli rispetto praticamente a quella che era la recensione della Odin 2. In questo caso, vedete, c'è la scritta Toggle Controls, Toggle All, e così li ho rimessi, Toggle Controls, Toggle All, e li togliamo. Allo stesso modo, tenete presente, possiamo uscire. L'unica seccatura, ma relativa ad Android e al Dolphin, che praticamente dovrete andare a configurare la prima volta il joystick andando a configurare quelli che sono i controlli. Per quanto riguarda il GameCube basta farlo la prima volta, ci sarà un piccolo tweak da fare per quanto riguarda la Wii, ma ne parliamo magari quando andiamo a provare i giochi della Wii. Andiamo a vedere qualcosa di più pesante. F-Zero GX con l'anti-aliasing, veramente non so cosa aspettarmi. Questo è già in game, questa è la grafica del gioco. Sarebbe un gioco del GameCube, quindi questo gioco dovrebbe avere 20 anni, tenete presente. Scegliamo il nostro Blue Falcon di Captain Falcon e andiamo a vedere come va. È ancora una bella bestia il GameCube, si difende bene, capisco perché. Sono 60 frame al secondo, è vero che ho messo la practice e siamo da soli, però è spettacolare. Adesso facciamo una cosa, togliamo questa pratica dove non c'è nessuno e magari la proviamo. E proviamo a vedere insieme agli altri veicoli del Grand Prix. Forse l'audio, se avete sentito, gracchia un pochino, ma è poca roba. Vediamo, adesso sarà una prova pesante.
È veramente frenetico, eh? Chissà se Nintendo ci farà vedere un altro F-Zero prima o poi. Frame al secondo stabili nonostante lo spettacolo, l'anti-aliasing e il 1080p. Direi che la prova di F-Zero l'abbiamo superata. Adesso il dubbio viene sull'altro gioco pesantissimo. Va bene. Andiamo a beccare il gioco pesante, dai. Resident Evil 4. Anche se vi devo dire che dopo aver visto questa piccola bestia che si macinava Resident Evil 6 per la Switch in Full HD, non credo che sia un grosso problema anche Resident Evil 4, però. Graficamente non è niente male. Io mi sono salvato che stavo già un po' acciaccatello. Arriviamo in un posto dove troviamo un sacco di villici. Sì, pistola. 30 frame al secondo. C'era il cane? L'ho perso? Vabbè, andiamo da... lasciamo il cane, tanto... Poverino, si lamenta. Delle cape di morto. Ah, eccolo il cane. E ci sono finito dentro anch'io come... cretino. Bene. Ok. Graficamente sembra notevole. Ah, ah, sono morto. Madonna, sono saltato in aria. Ce lo rifacciamo, magari cerco di evitare il filo esplosivo. Voglio farvi vedere come regge gli ambienti un po' più aperti. Perché finora è un po' un corridoio. Forse quello che palesa un po' l'età è... la telecamera che è un po'... diamogli una mano. Bene, il villaggio è da quelle parti. Secondo me se io sparo a questo coso... ecco. Così non ci dovrebbe uccidere più. Eccoli!
Aia. No, la cartuccia no, no. No, mi ammazzano sempre. Vabbè. Sentite. Abbiamo visto comunque che per fortuna lo emula bene. Adesso i giochi di una volta erano decisamente più complicatucci. Proviamo qualcos'altro. Proviamo Luigi's Mansion. C'ha i suoi 30 frame al secondo, che diventano 50 nelle scene. Andiamo sopra, vediamo. È sempre un gioco particolare questo. Eccolo, Splash Pack. No, no, questo è il Splash Pack, è quello di Super Mario Sunshine. Questo si chiama Ghostbusters, Ghost Runner. Il professor Strambic, ma non l'avrei mai detto. Comunque il gioco è fisso, come vedete, sui 30 frame al secondo e ci vanno più che bene per quello che deve fare. Il motore è in game. Va bene, fantastico. Diamo un'occhiata. Ha un bel picchiaduro come Soul Calibur. Questo gioco, se avete visto la prova di Ether 62, non il 2 ma il 3, in versione PlayStation 2, dava qualche problemino. Invece Dolphin, che è un emulatore comunque molto più anziano, prestante,
molto più sviluppato rispetto a Ether SX2, riesce a emulare Soul Calibur 2 per GameCube senza problemi. Peccato non ci sia per Android un emulatore della Xbox. Beh, facciamo un altro, vediamo un altro ring per sicurezza e poi vediamo altro. Ho detto cazzo. Eccolo. Va bene. Andiamo a vedere un altro capolavoro per GameCube. Super Mario Sunshine. Eccoci giunti. Sembra che l'anti-aliasing gli dia qualche problema. Se sentite, adesso si sente un po' più forte e c'è questo sfiato, si sente proprio l'aria che esce. Ci hanno messo veramente una ventola da processore X64. Si può saltare sto filmato? Rivedendo sullo stesso emulatore sia i giochi del Wii che del GameCube, devo dire che all'epoca ricordavo che ci fosse una differenza di grafica minore tra i due sistemi, sembravano quasi gemelli. Mi devo dire invece adesso che ho notato che i giochi del GameCube tendono ad avere una conta poligonale minore e delle texture più semplici. Questo gioco è giocabile anche su Switch, eh? Uscita una remaster con questo, il gioco di Mario per Wii, Super Mario Galaxy, che vedremo, è l'immortale Super Mario 64. Certo che adesso però comincia un po' a scocciarmi, magari potrebbe anche farci giocare.
No, magari ascoltare la spiegazione. Ci siamo quasi, dai. Eccoci. Ho dovuto metterlo in high performance per tenere con l'anti-aliasing a 1080p. Ah. Va bene. E queste sono le performance di Mario prima di abbandonare il GameCube e passare alla Wii. Vediamo un secondo Zelda The Wind Waker, di cui è uscito un bellissimo remake per la Wii U, ma che purtroppo la versione di Shenmue, l'emulatore di Wii U per Android, esiste ma è ancora in versione sperimentale e non disponibile per il download, perciò. E questo è Wind Waker con i suoi meravigliosi, anche lui, colori in cel shading. Sì, perché che bello. Thank you.
Che strano gioco. Ma no, io veramente. Devo comprare un'arma. Fagotto. Grani multi. Semi chip chop. No, grazie. Voglio prendere questa. Anche le orme sulla sabbia ci sono, bellissime. Vabbè, mi dedicherò a continuare l'avventura di Zelda The Wind Waker in un altro momento. Vediamo l'ultimo gioco per il GameCube nel video di oggi. Se avete richieste, come sempre, fatemelo sapere. E chiudiamo con Wave Race Blue Storm. Ho l'impressione che sia meglio averlo più stabile. Ah, vibra tutto. E senza anti-aliasing, insomma. Sono bloccato, come si fa a marcia indietro? Sono schiattato. Facciamoci io. Vediamo, questo è un po' più semplice, magari non mi blocco, anche perché guardare e giocare dalla telecamera non è il massimo per le prestazioni. Guardate che bella l'acqua di questo gioco, il seguito di Wave Race 64. Sono passati tanti anni, ma è sempre bellissimo.
knees on the left. Right on. That's it. Good job. Oh! Turbo's all yours. Oh! All'ultimo. All'ultimo ho fatto un undercut. Insomma, dovrebbe andare a 30 frame al secondo, ne perde 4, forse è meglio senza anti-aliasing, eh? Però ce lo teniamo così. Passiamo ai giochi della Wii. Allora, che cosa vi volevo dire riguardo i controlli della Wii? E ovviamente alcuni giochi saranno migliori con quello che era il controller cosiddetto classic, cioè un pad classico simile a quello della Xbox 360 o della prima Xbox, però di base la Wii aveva come controlli originali il Wiimote con il Nunchuck. Io vi consiglio di andare nelle impostazioni, di lasciare i controlli predefiniti con il pad classico e poi solo in giochi come Mario Galaxy che richiedono l'utilizzo del Nunchuck. Adesso vi faccio vedere. Se voi lo fate partire con la modalità del pad classico vi dirà connetti il Nunchuck e si blocca. Ma facendo uno slide a sinistra potete andare a vedere tra i settaggi, vedete il Wii Input, e in questo modo voi andrete a modificare nelle impostazioni quello che è il gioco per gioco, vedete in questo caso Extension Nunchuck. Quindi questo è sinceramente il consiglio che mi sento di darvi. Eccoci qui in game, ho tagliato un po' i filmati in modo da farvi vedere che per fortuna configurandolo in questo modo è perfettamente utilizzabile. Guardate, ok, io ho emulato con la stick di sinistra il telecomando e il puntatore del Wiimote, che poi è quello che viene fatto anche nella riedizione per Switch. È un gioco ancora bellissimo questo, eh? E guardate quello che vi dicevo, guardate la differenza grafica rispetto a Super Mario Sunshine. Super Mario Galaxy è un gioco che è invecchiato molto meglio, soprattutto con anche questi enhancement grafici, fa la sua degna figura ancora oggi. Mario Sunshine è bellino, ma comincia a far vedere i suoi anni. Eccoci di nuovo in game. Sessanta frame fissi al secondo.
C'è un modo per togliere questi filmati? Volevo farvi vedere un altro po' di gameplay. Ci siamo di nuovo. Dovremmo esserci. Eccoci qua. Nel mondo di Super Mario Galaxy. Bene, ci ha suggerito un cratere, un cratere. Questo non è un cratere. Sarà questo? Eccolo! Tra un poco ci fermiamo con Mario Galaxy, se no diventa un gameplay di Mario Galaxy e non... Che dice? In un tubo. Ecco il tubo. Ancora l'ultimo coniglietto, disgraziato. Posso dire che è odioso? Eccolo. Però almeno state vedendo qual è il livello dell'emulazione di questo che è uno dei giochi più belli che ci sono per la Wii. Yeah.
Eccola. Rosalinda. Ok, dovrò mappare anche il comando dello shake con magari l'altro controller, ma in effetti. Va bene, fermiamoci qui per adesso con Mario Galaxy. Vediamo. Un bel picchiaduro, un gioco diverso. In questo caso, quindi parliamo di Tatsunoko vs Capcom. Il controller verrà riconosciuto e configurato come un controller classico, se seguite il mio consiglio, ovviamente. E poi potete anche giocarci in configurazioni diverse. Sessanta frame al secondo a 1080p e con l'anti-aliasing. Ma poi perché sto picchiando una bambina? Mannaggia! Picchiaduro strano questo. Ma sì, picchiamo Polimar che è meglio, dai, vieni qua, arrica un Polimar. Andiamo al prossimo ring. Dopodiché chiudiamo con Mario Kart per Wii e poi vi saluto. Un piccolo stutter, avete visto uno scattino, ma comunque sarà legato al fondale interattivo? Può essere. Va bene. Ultimo, ma non ultimo, Mario Kart Wii. Ci facciamo un giretto con Mario e i suoi kart. Se avete altre piattaforme di cui volete vedere maggiori
prove più lunghe, anche se in effetti adesso abbiamo fatto un video sulla PlayStation Vita, uno sulla Switch, uno sulla PlayStation 2 e adesso anche questo su GameCube e Nintendo Wii. Direi che aia! Vi devo dire che per la Wii uscì anche un ISO hack con i percorsi di Mario Kart 7. Non era una ISO ufficiale, ma comunque questo emulatore emula pure questo se volete provarlo. Ah, sono finito a mare. Dovremmo aver vinto la gara. Andiamo giusto alla prossima. Ha avuto un piccolo stutter all'inizio. Poi è andato tranquillo. Vediamo se qui succede di nuovo. È andato abbastanza liscio. Va bene, e allora, questa era la prova un po' più approfondita del Dolphin Emulator per GameCube e Wii sull'Audin 2. Come avete visto, tutto sommato è un'emulazione, se non perfetta, ma comunque molto accurata e al 99% funzionerà tutto bene. Anzi, il vero problema al momento è che è il software che deve raggiungere l'hardware, perché questa console potrebbe emulare anche la PlayStation 3, la Xbox 360, la Wii U, ma non esistono ancora gli emulatori. Per
Per il video di oggi è tutto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi. Ciao a tutti da Gison e alla prossima!